Con chi parlo? Col professore. Ah, professore, sono il signor Brega. Hai visto? Ci ha messo 5 secondi. Si stava svelto, no? Per cominciare la posizione, se gliela fai sulla gamba destra devi far sapere la gamba destra, se no fai per muscolo, pesa in cisto e se gonfia la gamba. Che devi fare la gamba? A finire per pozzo, che diventa come una fusina, così. Andiamo bene, proprio bene. Lo sente, ma lei non dice niente. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Ma interesse di chi? Ma interesse di chi? Tutti dentro la piscina con filati da fuori. Ma fare valentia così, senza la casa, senza la famiglia, che mazza il culo, hai se va per la chiesa della vostra. Perché te voleva? Te voleva far sentire. Love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma di mortacci sua, ma lei non dice niente, padre. Vede Mario, dipende da quale angolazione noi ne valutiamo queste teorie, perché la chiesa di oggi. Di oggi, di ieri, di domani, dopo domani. Basta che siano tutti rincoglioniti, se va avanti così, padre. Pure lei che si appunta dentro quella piscina, per casa le parole. Che so dura che sta mastica, ma che te ciao! Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ce metto niente. A me fascio, io fascio. A so come io mica so comunista così sta, so comunista così! Dai, vabbè, parla, va, racconta, ma che sei, la festa, la ribù, i carbonari, i massoni, ma che sei? Ma i massoni, Mario. Vabbè, vai, guarda, parla, racconta. Penso un'altra cosa, ma come è uscito fuori questo vasaglio ciancicato? Mo ha capito perché me ne sono andato di casa 2 anni fa. La faccia del fascio ce l'ha. Ma non manco fascio, magari fosse fascio, per lo meno avrebbe fatto una scelta nella vita. A me sta voce ne mette un brivido. Ma come mai è uscito sto timbro di voce? Come facevi con sta batteria? Vai avanti così, tranquillo, senza agitarti. Senta, puoi scendere? A me? Venga. Vedi, se mi fa parlare, ti spiega che c'era che stato a fastidumarti. E cosa riesco ai documenti? Io documento? Ecco. A maresciallo, veramente i documenti mi hanno rubato. Innanzitutto non sono maresciallo. E lei accosti per favore. Aspetta. Brigadiere. Sta buono. Brigadiere. Sta a far fare un traccio. Aspetta, no? Che sta da retta sto stronzo a quella? Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione. Ti ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerato? Bambina.